E torniamo in diretta quando sono le 9 e 3 minuti. Entriamo subito nel vivo di questa puntata di Just Today con il primo ospite. Ringraziamo e salutiamo il professor Paolo Maria Marianeschi, professore emerito dell'Università di Perugia, medico chirurgo specialista in chirurgia toracica generale e vascolare. Teologo. Ecco, oggi con lui vogliamo analizzare le stimmate di Padre Pio come mistero per la scienza e per la fede. Buongiorno professore e benvenuto. Buongiorno a voi e grazie di avermi chiamato. Grazie a lei per la disponibilità. Chiedo alla regia intanto di farci vedere le immagini perché entriamo subito nel pieno dell'intervista. Professore, adesso le vogliamo chiedere, per la scienza, le stimmate, che cosa sono? La scienza, le stimmate, in senso molto generale, sono dei segni più o meno profondi, cruenti, più dolenti, che si localizzano nelle parti del corpo che furono che sanguinarono e furono ferite durante la passione e morte di Gesù. Ci sono quindi una varietà di forme, quella di Padre Pio classica è quella che ricorda la crocifissione, quindi delle ferite, tra virgolette, adesso lo diremo perché, che si localizzano al emitorace sinistro, al palmo, il dorso delle mani, al dorso dei piedi e alla pianta dei piedi. Questo è il quadro classico della crocifissione. Ma certamente sì. Sì, dica. No, no, prego, prego, dottore. Ecco, per la scienza tutto questo è un problema perché comincia la difficoltà al momento della definizione, perché non si direbbe che sono ferite, ma di fatto non sono ferite perché le ferite sono provocate, mentre nel caso di Padre Pio e di altri stigmatizzati le ferite sono spontanee. Professore, ma qual è la differenza tra stimmate, ferite, lesioni? E questo prego la regia di mandarci le diapositive così ci aiuta un po' a capire. Lo stavo dicendo che appunto è un enigma perché non si possono chiamare ferite perché sono spontanee, le ferite sono tutte provocate. Non si possono chiamare piaghe perché nella medicina le piaghe tendono alla guarigione, mentre le ferite di Padre Pio rimasero per 50 anni fresche come si originarono. Ma infatti, questo volevo chiederle, ma le ferite di Padre Pio sono mai state infette? No, questo è un altro enigma, perché quelle ferite che non sono state mai curate adeguatamente, come bisognerebbe fare con ogni ferita, se non in un momento in cui furono, per ordine del professor Bignami, fasciate per una quindicina di giorni, ma sono state sempre rimaste esposte, coperte da un paio di guanti di lana, mezzi guanti, esposte alle persone che le baciavano, le toccavano, certo. Non soffrire Padre Pio. Nonostante questo non c'era né infiammazione né suppurazione, non c'era alcun segno di infezione in ultima analisi. Questo già è un altro aspetto che mette in crisi la medicina, certo. Che non sa finirle. Addirittura profumavano, da quello che sappiamo. Una delle 5 relazioni mediche che sono state fatte su Padre Pio, 5, non una, il medico notò il profumo del sangue che usciva dalle stimmate. E quindi come venivano curate poi in definitiva? Cioè, praticamente, a parte quel caso che ho ricordato, sì, che per ordine del professor Bignami, Padre Pio se le curava da solo, praticamente era molto riservato e le curava lavandole la mattina e poi ricoprendole con i guanti di lana, ecco, non c'era niente di particolare. Metteva un po' di tintura di iodio in un certo periodo, però dopo il professor Bignami gliela fece sospendere perché
potesse essere sicuro che lo iodio non producesse una causticazione. Infatti ci sono stati alcuni che hanno insinuato che lui se le potesse fare con dei caustici, però questo è impossibile perché le ferite di Padre Pio, secondo diciamo, le relazioni mediche, non avevano la necrosi coagulativa, Sì, che è parlavano tipica. anche dell'acido fenico, se non sbaglio, giusto? Però non hanno le caratteristiche dei caustici, No. delle ferite prodotte da caustici. No, ma poi mi consenta, professore, 50 anni di stimmate sarebbe un po' difficile mantenerle con quei prodotti, Infatti questo è un giusto? grosso problema per la medicina, che deve dire, non so spiegarle, non so definirle, ma soprattutto la cosa più grossa, non so se questo può interessare, è che sono scomparse senza cicatrice. Era questa poi Questo anche la domanda che volevamo farle, perché insomma. perché dopo la permanenza per 50 anni, come ferite fresche, profumate, sanguinanti, fra l'altro il sanguinamento era notevole e l'emocromo di Padre Pio è sempre rimasto normale, come fece notare il professor Baldoni, che veniva spesso a San Giovanni Rotondo. Quindi aveva tutti gli esami uguali, però le stimmate sanguinavano e sanguinavano molto. Quindi questo è un altro enigma per la scienza che non sa al momento attuale non spiegare, ecco. Ma soprattutto io metterei l'accento, se ancora abbiamo qualche secondo, Sì. sulla scomparsa delle stimmate, perché è una cosa che è molto importante, secondo me. Ma infatti lo Molte vogliamo delle dire, lo vogliamo dire, la presentiamo così questa cosa, perché tutti sappiamo della grandezza di Padre Pio che ha portato le stimmate per 50 anni, ma la notte tra il 22 e il 23 settembre succede l'ultimo fenomeno straordinario, l'ultimo fatto Sì, straordinario sul corpo di Padre Pio, le stimmate scompaiono. Professore, prego, cosa succede? succede che fino a 24 ore prima era presente sicuramente una stimmata nel palmo sinistro, che si vede bene anche nel film che è stato girato in quel momento. Però al momento della morte non c'è nessun segno e quindi erano ferite anche profonde. E questo è un altro enigma, perché la scienza non sa spiegare, perché si sa che ogni ferita, se è più profonda dello strato germinativo, che è uno strato dell'epidermide, che sta sotto l'epiderme, ecco Adesso stiamo questo. vedendo infatti una delle Ecco, diapositive che mi ha mandato. se ce n'è un'altra, Ce n'è ecco. anche, eccola Ecco qui, questa, esatto. perfetto. Se la ferita rimane sopra, vedete, quel rosso, sopra quello strato che si chiama germinativo, la ferita può guarire senza cicatrice. Ma se è più profonda, e quelle Padre Pio erano profonde perché sanguinavano, e i vasi stanno sotto il derma, capisce? Sì. E allora doveva per forza, per legge di natura, guarire con cicatrice. Ora, il fatto che siano scomparse delle ferite che stanno al di sotto dello strato germinativo, quindi profonde, sanguinanti, dopo 50 anni di permanenza, è un altro paradosso che la scienza non sa spiegare. Certo, lo stesso Padre Pio diceva, sono un mistero anche a me stesso. Esatto. Lui lo diceva per umiltà, la scienza però deve riconoscere che non riesce a spiegarlo. Poi, se avessimo tempo, dovremmo parlare anche delle varie ipotesi strambe che sono state fatte per spiegare le stimmate. Ecco, questa diapositiva ripete quello che dicevo io: non è una ferita, non è una piaga, non è un'ulcera, non sono altre lesioni dermatologiche, non sono frutto di altre malattie. Per esempio, si è insinuato recentemente anche da personaggi molto importanti che fossero frutto di lebbra, no? Come quelle di Sì, ne San hanno dette Francesco. tante. Diciamo che la scienza ha fatto vedere un po' Ecco, i sorci verdi a Padre Pio in quel momento. Certo, la prudenza era importante, ma voglio dire, Padre Pio ne ha passate in questo, vero professore? purtroppo qualcuno ci ha creduto a queste cose, però dal punto di vista scientifico
Non c'è nessuna malattia che si presenti con il quadro delle stimmate. C'è uno Certo. studio interessantissimo del professor Ormea, che è stato mio professore, fra l'altro era anche un metafisico, che ha studiato tutte le malattie possibili e ha escluso del tutto il quadro stimmatico da ogni tipo di malattia. Poi c'è da dire un'altra cosa, se c'è ancora 30 secondi, Sì, che poi ci salutiamo, sì, prego. queste ferite avevano una vita propria, perché altre ferite prodotte sul corpo di Padre Pio per interventi chirurgici, per esempio l'ernia, è stato sottoposto anche alla cisti laterale del collo, è stata tolta, quelle ferite seguivano le leggi normali della medicina, della fisiopatologia. Quindi guarivano, si infettavano, guarivano con cicatrice, nei giorni 6, 7 giorni, 8, 10, a seconda della profondità. E quindi le ferite stimmatiche avevano come una vita propria, Certo, un certo. corpo di Padre Pio. Grazie E quindi professore. Noi intanto la ringraziamo per averci, ecco, spiegato adesso come se fossimo stati dei bambini. Lei è stato chiarissimo, ci ha fatto un quadro molto chiaro di quello che è successo al nostro caro Padre Pio anche a livello scientifico. Noi bisognerebbe dire altre cose, Io ecco. non la sento più bene, però la ringraziamo infinitamente, professore, la salutiamo, speriamo di averla di nuovo con noi, professore. Grazie di cuore per questo intervento. Ringrazio voi, arrivederci. Santa giornata. Andiamo in pubblicità.